attenzione, attenzione, qualcuno è cresciuto. Per assicurarci che sia in grado di guardare a se stesso, possiamo fargli fare un viaggio o trovargli un appartamento. Vediamo un po', siccome ho tutti gli appartamenti occupati, vediamo un po' cosa succede. Pare che non ci siano appartamenti liberi nell'edificio. Ecco. Ma io non lo volevo cancellare. Ma io non volevo far traslocare gli abitanti. Allora, buongiorno, perché ero intento a vedere le cose. Andiamo a vedere il notiziario. Salve e benvenuti a questa edizione del notiziario. Ciao. Un altro record mondiale è stato infranto. No, che record? E Michael hanno giocato a Morra Cinese. No. Il premio in palio era una pera. La sfida è finita in parità di 130 volte. Accidenti. Adesso gli sfidanti di tutto il mondo stanno cercando di battere questo sensazionale record. Ora ascoltiamo l'opinione di alcuni abitanti dell'isola. Potreste anche raccontare questa notizia con un po' di entusiasmo, no? Mamma mia, polemico. Come si rende triste? Grazie per la cortese attenzione. Questa edizione del notiziario mi è stata presentata da Carla Manass. Puntata polemica, eh? Evento, andiamo a vedere quanto questi tirchi della mia isola mi donano. 271 euro, quindi ormai ho raggiunto la quota fissa di 271 euro. Non è che sganciano di più. Evento, vediamo che cosa c'è. Che il tofu? Non me non piace per niente il tofu. Grazie. Prego. Vediamo se c'è qualche cuoricino. Niente, richieste. Oggi facciamo solo le richieste. Puntata di libera, senza sondaggi, perché la faccio in un'ora in cui ancora voi non mi avete scritto i sondaggi. Vikingo vuole un vestito nuovo, vediamo che cosa c'è di novità. Oh, la camicia in stile etnico, completo da Cowgirl, questa non gliela posso dare, certo. Gillette a rombi, nuovo colore, camicia gingham. E neanche sto. E poi c'è il vestito chic. Che questo non glielo posso dare, a meno che non gli piaccia. Magari. Però. Penso che altrimenti mi vada giù di morale. Camicia. No. Stile etnico. Sì, gli voglio dare questa. Vediamo un po' se gli piace. Insomma, ni. Ni. Sì. Tintura per capelli. Non ti vantarmi, ma se la è il mio migliore amico. Bene, non ti vantare. Ma lo hai fatto. Vediamo la richiesta di Super Mario. Sì, Super Mario. Ivano sta da un'altra parte. Buongiorno. Buongiorno. Dai un'occhiata a cosa ho in testa. Vediamo. Pensa agli occhiali. Questi sono i pensieri che mi passano per la testa ogni tanto. Ha perso gli occhiali, sai. Tieni, un involtino primavera. Non gli è piaciuto. No, come fanno a piacerti l'involtino primavera? Ariel? No, Ariel sta male. Vestito da gattino. Non ce la faccio più. Cosa ti fa male? Ma c'è la febbre, c'è la febbre. Il miglior amico, anzi, il miglior amica di Ariel è Minea. Sento che la febbre è passata. Bene. Che ci regali? Nuovo livello, nuovo livello. Oggetto. Ma un CD. Un CD. Ascolti un po' di musica così. Accetta questo regalo da parte mia? Sì. Un farmaco per lo stomaco. Abbiamo fatto cambio. Non riesco a darmi una mossa neanche quando mi dicono di sbrigare. Mamma, sei lento allora. Senti, ascolta la musica. Vediamo Vicky, la richiesta di Vicky. Buongiorno. Buongiorno. Ho una domanda per te, sosia di strategia. Sono pronta, dimmi. Preferisci avere un solo grande amico o tanti conoscenti? Insomma, questo è difficile.
No. Non ho preferenze. Sei proprio un tipo distaccato. Ma come? Nel senso che voglio avere amici e conoscenti. Ah. Fa così caldo che ho perso l'appetito. Sono spassato. Accidenti, no. L'ultimo involtino primavera che avevo nelle scorte. E Vicky ha gradito. Sale a livello 2. Mettiamo una canzoncina pop da imparare. E a posto. Vediamo Eleonora che sta dormendo. Che cosa sogna? Oh, è apparso Alberto dietro. Trema. No, è uscito fuori dallo specchio. Cioè, non è una bella cosa, ma è un bel sogno. Buongiorno. Buongiorno Eleonora. Ho saputo che Valentini vuole fare amicizia con me. Vai. Allora andrò a vedere. Bravo, vai, 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 vai. Yeah, è andata bene, dopo un buon fine. È stata una chiacchierata piacevole, abbiamo fatto subito amicizia. Bene, bravi, brave ragazze. Via, visto che ci so essere a stomaco accetta vuoto. Questo regalo da parte mia. Va, una mozzarellina, freschina. No, ha gradito, quindi dove va? Al secondo posto, tra i graditi, ancora abbastanza spazio. Andiamo, c'è un'altra richiesta di Gianna. Mi è passato di tempo. Anche a te. Il mio stomaco brontola dalla fame. Sono pronta. Un minestrone, va. Questo freddo. Questo freddo estivo, anche se sembra effettivamente novembre. È salita di livello, Gianna. Una canzone. Andiamo a techno. E via. Federico, dici, vestito da Kung Fu. Ti va di giocare con me? Sosia di strada. Certo. E vai, ho vinto. Yes, yes. Congratulazioni. Grazie. Scatola centrale. Cosa c'è? Il portagioia, ancora non l'avevo trovato. Quando stringo nuove amicizie sono così felice che quasi non riesco a prendere il sonno. Accidente, sei adrenalinico. Va, un minestroncino anche a te come la tua dolce metà. Ho gradito, sì e no, insomma. Giusto per passare di livello, arrivare al 15° livello. Va, ti cambio l'arredo. Oh, stile asiatico moderno e finisco tutti gli arredi. Da dare a Fede. Vuoi dare un'occhiata al mio nuovo appartamento? No, no. Non ne dubito. Diamo un'altra richiesta. Oggi. Oh, Valentengi, è da tanto che non ti vedo. Buongiorno. Buongiorno, Vale. Non conosco molto bene Paolo. Ma credo che potremmo andare d'accordo. Tu cosa ne pensi? Hai ragione. Sul serio? Sì. Sono davvero curiosa. Va ad una macchina. Non ha gradito. Vabbè. Ce lo siamo levati dalla lista di delle pietanze di che ha preso Valentengi. Guardate come ho vestito pera. Molto fashion, yeah. Ho voluto anche tingersi i capelli ieri. Cioè, ce l'ho. Ani Matrioska. Jim. Esatto. Matrioska Matrioska. Esatto. Un pasticcio. Roberto. Oh, ma non ricordo mia più dov'è Roberto. No. Un pasticcio di carne. Uso un momento esatto. Di lapis mentale. No, lapis. Esatto. ce l'ho fatta. Esatto.
Quella era esclusione. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Congratulazioni. Grazie. Pallone da basket che avevo già. Dai un'occhiata a cosa ho dentro lo stomaco. C'hai le richieste a raffica. Pera, che poi è Serena. Serena Williams. Dovrebbe essere tutto a posto. Williams come la pera, ecco l'associazione. Accetta questo regalo da parte mia. Quando Stratuxin era nei guai, non ci ho pensato due volte a correre in suo aiuto. Brava, brava. È così che si fa con gli amici. Mozzarellina anche a Serena. A pera. No, non gli è piaciuta mozzarella. Sarà allergica ai latticini. Andiamo a controllare le case. Chi c'è? Paolo ha una richiesta, vediamo un po'. Buongiorno. Buongiorno Paolo, dici? Vorrei fare uno starnuto. No, rieccoci nella banda dello starnuto. Era da tanto che non mi capitava. No, dai, basta. Continua a essere nella serie negativa degli starnuti, eh. È passato. Lo so. Non mi sembra di stare meglio. Me lo immagino, me lo immagino. Tieni, va, una frutta di marzapane. E vediamo anche chi c'è di richiesta. Vale, vale. Dici, Vale. Buongiorno. Buongiorno. Penso che Giacomo serva un'anima gemella. Che ne dici di nuovo? Proviamo. Allora devo fare in modo che si incontri. Vai, facci vedere. Col casco già. Sì, ma anche se sei venuto un mozzo potevi levartelo il casco. Sempre col casco, in sicurezza sempre. A volte cascasse dalla panca. Sicuro, ragazzo, sicuro. Prudente. Grazie però. Grazie a te. Niente, non è accaduto niente, quindi una coppia non sa da fa. Per adesso rimarranno solo amici. Ah, salito di livello, andiamogli una canzone. Ecco, così finisce tutte le canzoni, anche Vale. Grazie di tutto, questo è un regalo da parte mia. Una melanzana grigliata. Ha gradito, però non è tra le tre. E torniamo indietro, visto che ho esaudito, oggi volevo esaudire tutte le richieste dei miei mi. Vediamo cosa c'è di nuovo in stile spogliatoi. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Poi c'è l'alimentare, vediamo cosa c'è di nuovo. Salve. I cavolini di Bruxelles, beh. Mi sembra un bel verso che ho fatto che non mi piacciono. Il cappellino con elica e il parrucca rockabilly. No, aspettalo, questa lei la vedo subito. Berretto cinese, nuovi colori. Parrucca rockabilly, vorrei anche l'abito rockabilly da uomo, perché da donna ce l'ho per fare il completo. Anzi, oggi vi volevo mostrare come scattare le foto e cosa si può fare. Allora, foto di gruppo, di tutti i mi, vi faccio la foto di tutti i mi. Mostro. Adesso sta, il programma sta radunando tutti i mi, li devi mettere in fila, cioè sono 100, quindi ce ne vuole di tempo, sbrigati, ce ne vuole di tempo. E vediamo un po' come si mettono in posa. Ah, possiamo scegliere lo sfondo, lo metto giallo e scattiamo la foto. Cambia espressione, facciamo tutti così, tutta una faccia sorpresa. Già vedo qui che Carlo ce l'ha.
Questa, questa, ecco, ecco, sono tutti con la, quasi tutti con la faccia sorpresa. Anche, anche Stratussina, Valentino. Vado, eh. Yeah, foto salvata e via. Poi dopo la posterò. Torniamo indietro, poi si possono fare foto a due, foto di gruppo. Ah, foto di gruppo è fantastica. Sì, casa, vai. Ok, scegliamo, tipo Alice, poi Alessio, poi altra Alice, poi vado, facciamo, faccio tutti la A, faccio il gruppo della A. Ah, è finita? No? E scattiamo la foto. Guardatele lì come so. Si può cambiare l'espressione anche qui, vabbè. E poi si può fare la foto a due. Facciamo. E ah, ho sbagliato. Dalla, che prima non era entrata tra gli A. Yeah. Ma c'ho il vestito vecchio. Perché? Poi si possono cambiare anche i vestiti, eh. Uno si deve mettere bene in posa. Poi la foto dei bebè. Cioè Giulio e Sara. Giulio che è sempre a casa, quindi. Foto per un bebè. Lettura, questa è bellina. Scattiamo la foto. Dopo aver visto le foto dello studio fotografico, torniamo indietro e anche per oggi vi saluto. Ciao ciao da Stratussina, al prossimo video farò i vostri sondaggi, aspetto che ce ne siano degli altri, e quindi scrivete, ciao!